Occidente. Certo, direi di più, direi che l'ideologia globalitaria oggi egemonica si regge essenzialmente su almeno quattro punti. Primo, lo sradicamento degli individui dalla comunità. Lasciare l'individuo come Robinson Crusoe, abbandonato a se stesso, privo di legami sociali e quindi rinchiuso nel proprio io individuale, l'io minimo, come lo chiamava Christopher Lasch, cioè l'io indifesa rispetto al mondo, punto primo. In secondo luogo, l'ideologia globalitaria mira a presentare il proprio stesso processo di mondializzazione come inevitabile e inarrestabile. Quante volte avrete sentito la fatidica frase: la globalizzazione è un processo inarrestabile, è un processo irreversibile, no? L'ideologia è evidentemente quella che mira, predicandolo tale, a renderlo tale, no? La profezia che si autodente: se tu credi che un processo sia irreversibile, lo diventa davvero, perché non ti opponi. Pensiero credo. Esattamente. Appunto, profezia che si autodente, no? L'obiettivo è quello di rendere fatale il mondo, rendendo impotente lo spettatore, il soggetto trasformato in spettatore dei processi, ecco. Il fatalismo dello spettatore che rende fatale il mondo, ecco, direi. Terzo luogo, terzo punto fondamentale dell'ideologia globalitaria è quello di delegittimare puntualmente tutte le forze che resistono, sia a livello di gruppi sociali, sia a livello geopolitico di stati che resistono alla globalizzazione, al globalitarismo, subito diffamati come nuovi Hitler, no? Ecco là, il ritorno nevrotico dell'ideologia, no? Reduzio ad Hitler, no? Assad nuovo Hitler, Saddam nuovo Hitler, Gheddafi nuovo Hitler, no? È sempre lo stesso canovaccio che ritorna. Bisogna svegliarsi anche su questo punto. E dall'89 ad oggi, com'è che puntualmente salta fuori il nuovo Hitler? Saddam, Gheddafi, l'ultimo l'Ucraina adesso. Esattamente, c'è sempre il nuovo Hitler, deve esserci un Hitler, ovvio che deve esserci un Hitler, perché dove c'è Hitler è poi legittimata Hiroshima. Facilissimo il dispositivo. Se c'è Hitler si può bombardare, se c'è Hitler puoi non fare prigionieri, puoi mostrare il morto con entusiasmo. Dove c'è Hitler puoi esportare la democrazia. Esattamente, cioè l'ideologia è quella. È appunto una formazione ideologica interna a questa quarta guerra mondiale. Oggi siamo nella quarta guerra mondiale, le prime due tutti sanno quali sono state, la terza è la guerra fredda, la quarta è quella che la potenza vincitrice della guerra fredda ha dichiarato nel 91 a tutti gli stati che ancora resistono, che eroicamente resistono alla sua, al suo dominio, quindi Iraq, Kosovo, così via, sono state mille guerre. E il quarto punto, ecco quello che mi premeva sottolineare a proposito di questa ideologia globalitaria, è proprio quello che neutralizza la politica. La condizione neoliberale di cui siamo vittime si caratterizza per essere un processo di spoliticizzazione integrale. Vuoi nel senso che l'economia oggi mira a spoliticizzarsi, cioè a rimuovere quel primato del fare politico che tradizionalmente teneva a freno l'economia, e oggi siamo nel tempo della spoliticizzazione dell'economico anche e soprattutto in Europa. L'Europa serve a questo, l'Europa serve a rimuovere quelle forze, cioè gli stati nazionali sovrani con primato della decisione democratica, che tenevano, potremmo dire, sotto controllo l'economia, no? Rimossi questi, c'è il potere della finanza solo, questo è rimuovere le unità statali per imporre il dominio a senso unico dell'economia sulla politica. Ma poi anche a livello simbolico lo scenario neoliberale si caratterizza per il fatto che deve spoliticizzare l'immaginario, deve appunto fare continuamente ricorso all'ideologia secondo cui la politica non può fare nulla, secondo cui non bisogna più occuparsi di politica, no?